della cura e della salvaguardia di questo pianeta, del nostro pianeta, del posto in cui noi stiamo, e è un qualche cosa che ci è vicino naturalmente, per forza deve essere così, a meno che non siamo dei grandissimi egoisti. Guardare il mondo in maniera diversa è sicuramente compito anche della musica, quindi scrivere delle canzoni da veicolare, soprattutto per le nuove generazioni, è una cosa importante. Oggi la musica rappresenta qualcosa di più, perché con questo clima di terrore che ci è stato imposto, la musica sembra un atto quasi coraggioso. Andare a suonare, andare a vedere musica dopo quello che è successo, sembra addirittura una risposta positiva, brillante e giusta a quello che sta succedendo. Bisogna provare ad evolversi, perché sì, perché questa è la nostra natura, ma nel rispetto sia del posto in cui viviamo, ma soprattutto nel rispetto di un, come posso chiamarlo, equilibrio. I wanna be a delicate doll, run away from all the floor, singing, dancing, staring at the sun. Once in my life, no worries at all, swinging on a rocking horse. Io mi titolo Giobbe Covatta, sto qua pure io. Uno dice perché? Perché mi pareva una cosa che aveva un senso fare, e infatti sono venuto. Uno dice, ma tu che mestiere fai? E io faccio l'attore. Allora uno dice, ma l'attore ha un senso che si preoccupi dell'ambiente? Sì, a parte il fatto che ha un senso che chiunque si preoccupi dell'ambiente. Ma l'attore c'ha una cosa che ha un privilegio che è straordinario. L'attore tutte le sere parla con 600-700 persone quando sta in televisione, ogni volta che apre bocca, magari da quell'altra parte ci stanno 3-4 milioni di persone, capito? Una cosa impressionante. Allora uno dice, beh, visto che devo dire qualche cosa, tanto vale che cerco di dire una cosa che abbia un senso, cerco di raccontare in giro che c'è bisogno di tutti per cercare di trovare una soluzione al gran casino dell'ambiente. Uno, due, tre! Ciao a tutti, noi siamo i KUTSO, anche detti Cazzo! E siamo molto attenti ai problemi del clima, nel senso che sicuramente non stiamo sempre strillando a mari e monti l'esistenza di questo problema, però anche la nostra presenza a eventi come la marcia per globale per il clima stanno proprio a significare che bisogna ricordarselo, e che qualunque problema succeda sulla Terra, anche tra noi esseri umani, vedi le guerre eccetera, alla fine questo problema qua a lungo termine sarà quello più importante di cui occuparsi, quindi stiamo attenti, ricordiamocelo anche nei piccoli gesti, raccolta differenziata, pannelli solari, non gettare le cartacce per terra, non fare flatulenze continue che creano monossido di carbonio. E soprattutto ricordate che se il mondo si ammala, poi moriamo noi, mica lui, quindi... Esatto. Ciao, noi siamo i Meganoidi. E per quanto riguarda il nostro impegno come Meganoidi, ma soprattutto anche come artisti nel riguardo il tema del clima, è molto semplice. Cerchiamo semplicemente di informarci su quello che ci sta accadendo intorno, e quando è possibile, come in questi casi, cercare di essere presenti e dare dimostrazione del fatto che ci deve essere soprattutto un impegno costante da parte di tutti. Quindi il nostro impegno, per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda, è cercare di essere presenti tutte le volte che è possibile, ricordare che si può fare molto di più e che si sta oggettivamente facendo molto poco. Se mi chiedi come va, va tutto bene. Se mi chiedi come va, va gonfie bene. Se mi chiedi come va, va da paura. Se mi chiedi di cambiare il testo. Ciao a tutti, Tommaso Piotta, contento di essere qui con tutti voi per questa importante giornata, e tramite la mia musica, i miei testi, provare a sensibilizzare ulteriormente sul tema, perché sicuramente ce n'è bisogno
parecchio, lo vediamo ormai tutti gli anni, tutti i mesi, tutti i giorni, questi eventi eccezionali, poi purtroppo così tanto eccezionali non sono, perché si moltiplicano sempre più, non solo nel nostro paese ma in realtà in tantissime parti del globo. Sicuramente questi atti ormai sono, insomma, intorno a noi, per cui è evidente che c'è un cambiamento dovuto all'uomo. E dobbiamo assumerci la responsabilità di quello che stiamo facendo per noi, per le generazioni che verranno e per tutto il pianeta, tutti gli esseri viventi. Per cui direi che stare qui è non solo importante ma è fondamentale. Allora, noi siamo la Mad Free Orchestra e il nostro impegno per quanto riguarda il clima e tutto quello che può essere il problema del clima nel mondo, noi cerchiamo di risolverlo tramite le nostre canzoni. Qua abbiamo il maestro Olivieri, che è un grande paroliere oltre che musicista. Ah, sì. E beh, tu sei più bravo di noi su questo. Certo, come facciamo noi musicisti a sostenere questo problema? Beh, secondo me la cosa che si può fare è cominciare a pensare che si può risolvere. Già dire una cosa del genere non sarebbe male. Dopodiché, come risolverlo, magari ci sono persone adatte a farlo, ma il fatto che la gente si convinca che si possa risolvere sarebbe già un grande passo avanti. Ripensare un po' tutto sarebbe il caso di farlo. Così fantastica.